Italia primo in campionato, Marco Bezzecchi secondo, staccato di un punto. Gran Premio d'Italia, giornata di prove libere, primo Pecco Bagnaia, secondo Marco Bezzecchi, staccato di 63 millesimi. Allora, sta diventando una sfida bellissima, secondo me è la sfida caratterizzante di questo campionato. Io spero che diventi la sfida caratterizzante di questo campionato. Siamo al Mugello e mi viene in mente quella meravigliosa sfida tra Capirossi, Rossi e Biaggi, poi vinta da Capirossi con Rossi e Biaggi caduti nel tentativo di tenere il ritmo di Loris, ma mi vengono anche in mente le sfide con Capirossi, Rossi, Biaggi e Marco Melandri. Allora, la prima sfida di cui ho parlato era con le 500 due tempi, quest'ultima era con le MotoGP 4 tempi, primo, secondo, terzo e quarto al traguardo, qualcosa di straordinario. Ecco, io credo che Bagnaia, Bezzecchi possano dare vita a una sfida come quella di quei tempi lì, quella che faceva entusiasmare il Mugello, quella che riempiva le colline, come purtroppo non riusciamo a fare in questo momento, almeno al venerdì. È venerdì e le tribune sono desolatamente vuote. Speriamo che domani vada un po' meglio. Ma torniamo a questa sfida Bagnaia-Bezzecchi. Allora, io dico, possono diventare il nuovo Rossi e Capirossi? Allora, forse la sfida più entusiasmante per gli appassionati è stata quella tra Rossi e Biaggi, con tantissima rivalità. Però io la accomuno di più a Rossi e Capirossi, perché Bezzecchi e Bagnaia sono molto più amici rispetto a quelli che erano Rossi e Biaggi. Naturalmente Rossi e Biaggi non si sopportavano, invece Bezzecchi e Bagnaia sono addirittura amici, quindi va ancora al di là del rapporto che c'era tra Valentino Rossi e Loris Capirossi. Ecco, però questa sfida può diventare veramente entusiasmante, come può essere entusiasmante dal punto di vista psicologico per noi appassionati vedere come due piloti che si frequentano tutti i giorni, perché loro si allenano tutti i giorni assieme con la VR46, vengono ad allenarsi in pista assieme, vengono a girare al Mugello, a Misano con le Panigale, vivono tutta la vita assieme anche al di là delle corse, anche al di là degli allenamenti. Ecco, dal punto di vista psicologico io credo che per noi appassionati sia meraviglioso vedere questa sfida in pista, vedere come possono affrontarsi i due piloti in un'eventuale carenatura contro carenatura. Ricordiamo che fino adesso le vittorie di Bagnaia e le vittorie di Bezzecchi sono arrivate senza sfida tra loro due diretta, non c'è mai stata una vera sfida diretta tra loro due. Ecco, io credo che la possibilità di vedere due piloti che si rispettano tanto, che sono amici, che si frequentano così tanto, che hanno una grandissima velocità, che hanno entrambi una grandissima moto, con un piccolo vantaggio per Bagnaia, ecco, io credo che questa sfida possa entusiasmare gli appassionati italiani. E per tornare a quel Gran Premio con Bagnaia, con Biaggi, Rossi e Capirossi, c'è anche Bastianini, senza dimenticarsi di Marini, ma Marini qui fatica un po'. Bastianini al rientro dopo un lungo infortunio ha fatto vedere grandi cose. È difficile pensare che lui possa inserirsi nell'eventuale lotta tra Bezzecchi e Bagnaia, perché non ha la condizione fisica per tenere il passo dei due, ma la qualità ce l'ha, ed ecco che Bastianini potrebbe veramente diventare il terzo, non incomodo, ma il terzo comodo di quella volta, quindi ripetere la sfida Biaggi, Rossi, Capirossi, esattamente con tre grandi protagonisti. Ecco, io credo che questa è un qualcosa che deve far infiammare gli appassionati italiani. Io sono convinto che questa cosa possa succedere non solo al Mugello, ma anche nelle altre piste del Mondiale, non appena Bastianini ritroverà la migliore forma fisica. Ecco, io credo che questo sia un aspetto veramente bello per noi che guardiamo le gare da fuori, e ripeto, dal punto di vista psicologico per me è molto interessante vedere come un'eventuale sfida tra i due possa risolversi. E questa è la notizia in prima fila di oggi. Io sono lo Zan, vorrei sapere la vostra opinione.